Dopo una lunga attesa e tanta curiosità, è finalmente disponibile la beta di Home, il mondo virtuale prodotto da Sony Online Entertainment. Dopo aver effettuato il download dei contenuti direttamente dal PlayStation Network ed aver caricato i vari aggiornamenti disponibili, siamo stati travolti fin da subito da un'esperienza virtuale a 360 gradi, che ci ha permesso di creare velocemente la nostra controparte fisica digitale e di procedere all'esplorazione delle potenzialità di intrattenimento di Home. I parametri modificabili per personalizzare l'aspetto del personaggio si sono dimostrati assolutamente soddisfacenti, visto che la creazione dello stesso, a nostra immagine e somiglianza, si è rivelata un'attività da perseguire con molta attenzione. Le numerose opzioni a cui ricorrere nelle schermate di personalizzazione del vestiario, nella rivisitazione della struttura corporea o nell'arduo compito di modificare i lineamenti facciali dell'avatar rappresentano un surplus non indifferente per l'immedesimazione dell'utente nel personaggio creato. Dopo aver fornito un'immagine rispettabile alla nostra presenza virtuale in Home, l'avventura ha preso il via. Una location denominata appartamento vicino al porto sarà la nostra casa, che potremo personalizzare inizialmente solo per quanto riguarda la disposizione di alcuni elementi e la colorazione dei muri, e più avanti con numerosi oggetti acquistabili nei negozi virtuali. Da qui avremo modo di familiarizzare con i comandi d'azione e con le molteplici voci del menu di gioco. I tasti dorsali del DualShock 3 danno accesso ad un ampio bagaglio di esclamazioni e comportamenti che ci permetteranno di interagire con gli altri. Frasi di circostanza, saluti, sberleffi, cenni di sconforto ed altri gesti extra come la posa da culturista, la giravolta ed il classico boo rappresentano solo una minima parte del potenziale comunicativo usufruibile per interagire con gli altri. Inoltre, nel caso vogliate esprimervi con una vostra frase ad hoc, sarà possibile accedere alla tastiera interattiva in qualsiasi momento attraverso la pressione del tasto triangolo. Ovviamente, per i più fortunati possessori di una tastiera Bluetooth o del nuovo kit vocale Sony, queste operazioni risulteranno più rapide ed intuitive. Usciti dall'appartamento verrà caricata la piazza Home, centro della città virtuale. Spostandoci, noteremo che la visuale di gioco è libera e distinta in due prospettive differenti. Con la pressione del comando Start si accede al menu di navigazione. Scorrendo le varie voci, scopriamo che il giocatore potrà consultare il proprio profilo per verificare i trofei ottenuti e cambiare rapidamente i propri indumenti grazie alla funzione armadio. Sempre da qui si potranno esplorare gli appartamenti creati da altri utenti ed eventualmente scaricare quest'ultimi sulla propria console per creare una lista delle location preferite. Infine, sono state implementate funzionalità molto innovative, come la possibilità di ricevere telefonate vocali dagli amici, dar vita ad un club di pochi iscritti con i quali confrontarsi quotidianamente, ed inviare inviti per l'organizzazione di un party interattivo. Spostandoci nella città, abbiamo apprezzato la multimedialità della stessa, con poster pubblicitari che cambiano, minigiochi come dama o scacchi da condividere con gli altri utenti, e video apparire sui megaschermi, dove abbiamo deciso di intrattenere la folla dando via a balli demenziali. Un mix di aspetti stimolanti che sembrano presagire l'avvento di una nuova era dell'intrattenimento videoludico online. Possiamo raggiungere le varie aree presenti a piedi o utilizzando l'apposita mappa mondiale presente nel nostro PDA. Addentrandoci nelle attività presenti, dopo aver effettuato il download della location, abbiamo già da ora ottimi esempi della possibile evoluzione della piattaforma. Nel cinema, ad esempio, possiamo vedere già da ora diversi filmati. Siamo curiosi di scoprire le future potenzialità dello stesso. Nella sala bowling, oltre al gioco da cui la medesima prende il nome, abbiamo tavoli da biliardo interattivi dove possiamo sfidare altri giocatori e cabinati arcade che ci daranno modo di giocare ad alcuni classici. Il centro commerciale propone invece al suo interno numerosi negozi, nei quali acquisteremo vestiti, elementi per l'abitazione o addirittura nuovi appartamenti, il tutto pagando con soldi reali, con cifre che vanno da qualche centesimo per i capi di vestiario e circa 5 euro per una casa al mare, a seconda del valore dell'oggetto acquistato. Il viaggio nell'universo di PlayStation Home si è rivelato un'esperienza davvero accattivante, che ha saputo catturare la nostra curiosità ad ogni passo effettuato nel mondo virtuale prodotto da Sony Online Entertainment. Le possibilità di interazione e le potenzialità di customizzazione del titolo si stanno stabilizzando a livelli elevati e l'implementazione di un comparto grafico che si conforma agli standard attuali del mercato ha reso la prova di questa beta una sessione di gioco divertente, della quale siamo rimasti piacevolmente sorpresi. The whole world in your hands.